Di fronte alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo, la Caritas ha il difficile ma fondamentale compito di fare in modo che il servizio caritativo diventi impegno di ognuno di noi, cioè che l'intera comunità cristiana diventi soggetto di carità. Così si è rivolto Papa Francesco alle 220 Caritas diocesane in Italia ricevute in udienza nell'Aula Paolo VI, a conclusione del convegno per i 45 anni della loro fondazione. Una ricorrenza importante che ha posto le basi per una riflessione ed un bilancio sul cammino percorso fino ad ora. Ne parla con noi il Cardinale Francesco Montenegro, presidente di Caritas Italiana. Questo convegno è una tappa di un cammino lungo, di un cammino che è partito con Paolo VI, ora vede noi protagonisti. E più che una verifica è un riflettere su come deve continuare il cammino. Siamo nell'anno della misericordia e questo è proprio ciò che ci interessa di più, perché siamo quelli che dobbiamo tradurre in gesti le parole del Vangelo, quindi ci siamo aiutati a scoprire che c'è ancora tanta strada da fare. Perché i poveri sono la proposta forte che Dio fa alla nostra Chiesa affinché essa cresca nell'amore e nella fedeltà. È vero che oggi le povertà aumentano, prima ci eravamo fermate alle nuove povertà, oggi stanno tornando le vecchie povertà. E quando c'è un uomo che bussa, noi dobbiamo fermarci e aiutarlo, ecco l'immagine del samaritano, del buon pastore. Per cui al di là del colore della pelle o delle storie, quando troviamo quella carne sanguinante di Cristo, come la definisce il Papa, noi ci fermiamo per aiutarla a rimettersi in piedi. La nostra preoccupazione è rivestire di dignità l'uomo, di qualunque religione sia. No, questo il Papa ce lo sta ricordando e ce lo sta insegnando. La recente visita di Papa Francesco all'isola greca di Lesbo ha richiamato la comunità internazionale all'accoglienza verso i profughi in fuga dagli orrori della guerra, ma ha anche ricordato ai cristiani la fratellanza verso i bisognosi. L'accoglienza e l'integrazione sono quindi le nuove sfide per la Caritas. È dunque prezioso il vostro lavoro che accanto all'approccio sinodale tende a privilegiare scelte che favoriscano sempre più l'integrazione tra popolazioni straniere e cittadini italiani, offrendo agli operatori di base strumenti culturali e professionali adeguati alla complessità del fenomeno o alle sue peculiarità. In questo tempo ho avuto modo di dire che non è il secondo viaggio di carità del Papa, no? Ma è un viaggio che è iniziato a Lampedusa, di cui io sono vescovo, e da allora con quel venire a Lampedusa e arricchendo quel di significato quella sua venuta, lui sta continuando il viaggio. E in questo viaggio ci invita tutti a metterci a bordo e non lasciarlo solo.